No, neanche mi ricordo come si fa. Ah, ok. Ciao! Beh, ho aperto questo canale in America. Sono di nuovo in America! Qual è la migliore occasione per iniziare a fare video, direi? Sono a Chicago con ESL per frequentare il loro corso di studio di lingua inglese. Infatti offrono soggiorni studio non solo in America a Chicago, ma hanno 200 opzioni e corsi in 15 lingue diverse. Io ovviamente, beh, sapete che amo l'America, dovevo per forza sceglierla. Sarò qua una settimana, frequenterò la scuola, vi porterò con me durante questo percorso. In questo momento sono completamente sola, quindi andiamo ad esplorare la città da soli oggi. Sono presa un salted caramel cold brew, tipo caffè freddo con il caramello salato. Poi non so come farveli vedere, ma ci sono due donuts qua dentro. Proviamo questo con blueberry. Buonissimo. Comunque stavo pensando, chissà se io sembro pazza con la maglietta dell'America, come sembrano pazzi gli americani quando vengono in Italia e comprano la maglietta italiana. Secondo me no, perché qua la gente è molto patriottica, quindi anche loro si mettono le loro magliette. Mentre in Italia io non metterei mai la maglietta dell'Italia, perché farei ridere, capito? Adesso siccome devo far pipì sto tornando un attimo in stanza. Ok, adesso possiamo uscire di nuovo. Comunque fa caldo ma non caldissimo, cioè io con le maniche lunghe sto bene. Allora, ho sentito un mio amico che vive qua a Chicago, quindi mi sto per andare a trovare con lui. Mi farà vedere un po', spero, della città, perché io non conosco niente, non ho internet. Sto andando al Cloud Gate, così ci vediamo là. Stavo molto più grande, non so per quale motivo. Cioè, figo, però piccolo. Sono abbastanza stanca, abbiamo camminato un sacco, però ho visto diverse cose di Chicago e mi sta piacendo davvero tanto. Adesso faccio un sonnellino perché in Italia sarebbero le 7:18. Ah, mezzanotte e mezzo, neanche tardi, cioè è normale. Però un sonnellino me lo faccio così stasera sono carica, perché stasera andiamo a mangiare la pizza di Chicago. Ok, mi sono ripresa un attimo, mi sono cambiata. Tornata, ho sonno e niente, domattina devo andare a scuola. Buonanotte. Buongiorno, sto facendo colazione. Questo è, non so cosa sia, io pensavo che fosse oatmeal, che non so come si dice in italiano. Invece è una pappetta, non molto invitante. Ottimo modo per iniziare la giornata. Sono un po' emozionata per un primo giorno di scuola. Non pensavo sarebbe mai più arrivato un altro primo giorno di scuola per me, onestamente. Sono già, penso, in ritardo perché qui a Chicago i bus non passano. No, 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 gli orari che ci sono su Google Maps non sono giusti. Cioè, passano quando vogliono sti cavoli di bus. Oggi in realtà non abbiamo fatto lezione, c'è stata solamente un orientation dove ci hanno spiegato un po' tutto. Ci hanno fatto fare una parte del test che abbiamo dovuto fare d'ingresso. Infatti ho fatto un test online e oggi ci hanno fatto fare la parte finale, quella orale. Niente, mi hanno messo in C2, quindi da domani inizierò le lezioni, livello C2. Adesso sto tornando in residenza, sono stanca, morta, distrutta. Ero jet laggata al massimo e mi sono addormentata per un paio d'ore e mezzo. E non ho fatto niente oggi pomeriggio. Basta, adesso esco. Buon
Buongiorno, stamattina sono uscita molto tardi per andare a lezione. How dare I arrivare in ritardo? Devo cercare di correre, aiuto. Per andare a lezione devo prendere un bus, 10 minuti e arrivo. Hello, sono tornata a casa dopo il primo giorno di scuola vero e proprio. Molto molto bella la lezione, mi è piaciuta un sacco. Il professore è super simpatico, super carino, alla mano. Abbiamo parlato tantissimo, è molto interattiva la lezione. Ci mette spesso in gruppi per chiacchierare tra di noi, fare gli esercizi insieme. Così almeno conosciamo anche persone. Molto bello, mi è piaciuto davvero tanto. Adesso sono tornata invece ed è l'ora di mangiare. Quindi devo andare al supermercato a comprare qualcosa. Ho preso questo wrap pagato tipo 9 dollari e questa bottiglia d'acqua pagata tipo 3 dollari. Non ha un buon profumo. Let's dip it. Questa salsa credo che sia molto piccante. Già, lo è. Homework time. Oggi a lezione ci hanno dato dei compiti da fare e prima di andare a letto ovviamente li faccio da brava studentessa. Mi sento proprio come se fossi tornata al liceo, bellissimo. Mi piace molto questa situazione. Buongiorno, sono on my way to class. Anche oggi è abbastanza in ritardo, quindi sto correndo. Alla fine ieri sera non ho finito i compiti, quindi questa cosa è una cosa molto negativa. Speriamo non mi mettano una nota a sto punto. Poi li finirò appena mi siederò sul banco e metterò lì a scrivere qualcosina. Lezione finita, adesso andiamo a esplorare la città. Chicago style. Molto molto sour. Cos'è questo poi? Che cos'è? Oh mio Dio, è talmente grande che non riesce a stare tutto sott'acqua. C'è la coda che esce fuori. Sto camminando lungo il Michigan Lake per tornare. Adesso vedo di trovare un bus perché farmela a piedi è davvero lunga. Ma ragazzi, oggi ho dormito molto poco perché devo fare un sacco di cose ieri sera. E vabbè, come tutte le altre mattine sono in ritardo ovviamente. Che poi dico ritardo, ma in realtà arrivo sempre in orario. Arrivo sempre alle 30 spaccate, devo essere lì alle 8 e mezzo. Io alle 8 e mezzo proprio in punto sono lì. Il bus non arriva, palese che arrivo in ritardo. C'ho un po' paura così. È un video. Ah, salut en français. Moi je m'appelle Massimo. Massimo. Oui. Moi je m'appelle Massimo. Mais non. Non, mais je parle français en fait. Personne ne va me comprendre. Stiamo andando all'escape room. Ultimo giorno di scuola, oggi graduation. Sei pronto Massimo? No. Actually, the reverse is true. Usually, there's a crowded place like the Hollister. That's this is the town. It's a very small town. Probably you can see why. It's a very nice. It's a typical town from Tuscany. This is actually the main square of the town. Anche una settimana e abbiamo il diploma. Esatto. Ora che sono diplomata, andiamo ad esplorare. Ok,
è arrivata l'ora di salutare Chicago. Mi sarebbe sicuramente piaciuto restare di più, ma adesso in realtà sono in partenza per andare a Miami. Non riesco a portare la mia vlogging camera with me perché partirò con quello zainetto là. Quindi sicuramente vedrete più che altro shorts sul viaggio a Miami. Vi saluto, see ya!